Un nuovo video di Manusport 07. Siamo qui oggi per recensire la partita della Juve con nessuno, perché non siamo con il buon Antonio, ragazzi. Mi dispiace, ragazzi, il buon Antonio oggi non poteva, ha avuto un imprevisto, quindi mi dispiace. Oggi la partita seriamente la recensisco solo io, ragazzi, come vecchi tempi. Allora, ringrazio il buon Giovanni che mi presta la videocamera, perché di solito me la prestava il buon Antonio oppure papà. Oggi me la presta il buon Giovanni. Allora, innanzitutto Juve Allegriana. Oggi ho visto Juve Allegriana perché, ragazzi, la Roma veniva da due partite in meno di noi negli ultimi 14 giorni. Serviva una partita vinta con la testa, magari tecnicamente, qualitativamente, potevi anche mostrare di meno, basta che la portavi a casa. Questo è stato fatto oggi, questo mi ha ricordato moltissimo la Juventus di Massimiliano Allegri, ragazzi. Il che veramente mi fa veramente tantissimo piacere. 10 vittorie in 11 partite, 3 vittorie di fila in campionato, 6 vittorie su 7, 6 vittorie nelle ultime 7 partite in Serie A. 5 reti inviolate nelle ultime 6 partite, ragazzi. Fano dalla Juve di Andrea Pirlo, soprattutto con il reintegro dei giocatori, perché alla fine, ragazzi, quando sono tutti insieme, perché, ragazzi, non ne manca uno, manca solamente Dybala, e si vede perché in attacco abbiamo fatto una media rete inferiore rispetto alla media rete che avevamo nelle scorse partite. Comunque abbiamo tenuto la media di due gol a partita, ragazzi, perché ragazzi, dopo la sconfitta con l'Inter, comunque sono stati fatti i gol solamente in Coppa Italia, ne abbiamo fatti 4. Per il resto, sempre due gol abbiamo fatto, perché due gol al Bologna, due alla Sampdoria, due oggi alla Roma, due all'Inter in Coppa Italia. Quindi, insomma, ragazzi, i gol, due al Napoli in Supercoppa. Quindi, i gol alla fine si fanno con qualche autogol, con qualche rigorino. Ok, però alla fine i gol si fanno. Quando rientrerà Dybala ci sarà più da divertirsi, perché in attacco abbiamo un Murata che forse non è neanche troppo al 100%, anche se oggi ha fatto assist. Un Ronaldo che si è appena ripreso, e meno male. Un Kulusevski che si trova lì senza ruolo, con un Dybala in più sicuramente numericamente andami meglio, soprattutto per quanto riguarda il fatto di andare a spaccare le partite entrando dalla panchina. Ronaldo che appunto è al terzo gol nelle ultime due partite, quindi si è quasi definitivamente ripreso. Aveva fatto due gol in 6 partite e non ne ha fatte tre in due partite, quindi veramente bene Ronaldo. Rabiot anche oggi ha giocato bene, dimostra di essere un'alternativa valida ai titolari, anche se i titolari sono inamovibili, Arthur Bentancur McKennie. Ottime le rotazioni da parte di Mister Pirlo, mi stanno piacendo veramente bene. Oggi quadrato in panchina ci stava. Già avevamo 5 partite, ragazzi, 5 partite importanti, ragazzi, che erano contro Inter, Roma, di nuovo Inter, Napoli e Porto. E le prime due sono state già vinte, ragazzi. Ne mancano tre, una di campionato, una di Coppa Italia e una di Champions League, che comunque potrebbero determinare la stagione, ragazzi. Le prime due di queste partite sono state vinte. Ora ci sta magari vincerne almeno due delle prossime tre. Magari quella col Porto per forza si vince. Una tra Napoli e Inter ritorno la devo pure sbagliare, magari quella con l'Inter al ritorno, perché insomma, se andiamo a perdere 1-0 e noi abbiamo vinto 1 all'andato, ci qualifichiamo comunque, ragazzi. Quindi va benissimo, andrebbe benissimo così. C'è da dire che devo fare un discorso tecnico. Alexandro per me è meglio di Frabotta, ragazzi. Molti si mettono a dire, ma Alexandro gioca svogliato. Sì, ragazzi, sono concordo con voi. Alexandro non è più quello di 4 anni fa, ragazzi. È il quarto anno di fila che Alexandro ormai non è più quello dei tempi d'oro. Però, ragazzi, Alexandro c'è da dire che comunque è più forte di Frabotta, perché cosa deve fare un terzino? Principalmente difendere. Alexandro lo sa fare meglio di Frabotta. Con tutto che ogni tanto si perde la marcatura, perché ogni tanto si perde la marcatura come se fosse il buon Antonio alla piazzetta del Famila. Ogni tanto si perde la marcatura. Alexandro, però, ragazzi, per me Frabotta è più forte di Alexandro in fase offensiva, magari in questo momento. Ma in fase difensiva, ho qualcosa da dubitare. Anche se oggi Alexandro qualche bel dribbling l'ha fatto. Anche se fa i dribbling in un modo strano, ferma la palla, si ritorna indietro e la riporta avanti. Vabbè, basta che l'ha fatto. Ma ci sono tutte a disposizione. Queste 10 vittorie in 11 partite è stata al fatto, ragazzi, che sono tutte a disposizione in questo momento. Il fatto che sono tutte a disposizione in questo momento implica il fatto che si vincono più partite, che la difesa è più solida, ragazzi, perché in difesa con Szczęsny, Chiellini e Danilo non passa nessuno, già che leggi loro tre. Alessandro e Bonucci, magari qualcosa da rivedere ci sarebbe, anche se magari con De Ligt al posto di Bonucci questo ragionamento non stava da fare. Però comunque per il momento abbiamo trovato la quadra. Forse l'unico pelo nell'uovo sono gli infortuni di Dybala e il fatto che De Ligt per il momento sta in panchina, però secondo me sarà titolare al posto di Bonucci nei prossimi mesi. Con Chiellini e De Ligt insieme, ragazzi, sarebbe una bomba il reparto difensivo. E
nulla ragazzi, quindi finalmente sta andando veramente veramente bene Pirlo, 10 vittorie in 11 partite comunque non si fanno a caso, dimostra di essere comunque un buon mister per il momento, nonostante le critiche ricevute all'inizio, e il prossimo video speriamo di portarlo con i buon Antonio ragazzi. Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare mi piace, caso contrario un dislike, commenta se sei d'accordo o in disaccordo con me. Se non è ancora fatto, iscriviti al canale, in descrizione il link per seguirmi su Instagram. Da Monosport07 è tutto e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Bella!